E benvenuti in questo nuovo episodio di Assassin's Creed 2. Nell'episodio precedente abbiamo fatto i giochi di carnevale, quindi abbiamo cercato di guadagnarci questa maschera d'oro. Alla fine abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ma hanno corrotto il giudice dei giochi e non ce l'ha data. E quindi abbiamo dovuto derubare il fra che si è presa la maschera al posto nostro, l'abbiamo presa. Siamo entrati nella zona dove serviva questa maschera e lì, in quel punto lì, ovviamente era pieno di guardie, io ero ricercata, quindi dovevo fare attenzione, dovevo tipo mimetizzarmi insieme alle donzelle belle di Teodora. Ci sono riuscita, dopodiché ho assassinato, non mi ricordo chi, mannaggia, ho assassinato, me lo lascio qua, da qualche parte, sopra, sotto, non lo so. Dopo aver assassinato lui, ce ne siamo andati e poi sono andata in girula per le missioni secondarie. Mo' dobbiamo andare da Antoine, da Antonio, il nostro carissimo amicone, che ci deve dire qualcosa. Chissà che cosa ci dirà, quindi let's go! Ok, è vero che Antonio sta qui, non sta più in quel postaccio. E andiamo da Antonio. Eccoci qua. Eccoci. Eccoti. Eccomi. Vieni, Ezio. Vorrei presentarti un socio. Questo è Agostino Barbarigo, il futuro Buongiorno. doge di Venezia, grazie a te. È un onore fare la vostra conoscenza, Patrizio. Grazie anche per vostro fratello. Se l'hai cercata. Si è messo al soldo dei Borgia. Un errore che io non ho intenzione di fare. Vieni, Ezio. Dobbiamo parlare. Abbiamo trovato Silvio Barbarigo. È fuggito all'arsenale. Fuggito. Vuoi dire che l'ha occupato? Con almeno 200 mercenari. Ora siete il doge. Potete ordinargli di deporre le armi. Il comitato dei 41 deve ancora ratificare la mia nomina. E questa trovata di Silvio ha solo peggiorato le cose. Ha un esercito intero al suo comando. Allora ne serve uno anche a me. Sapevo che l'avresti detto. L'uomo che ti occorre è Bartolomeo Dalviano. Lui e i suoi uomini detestano Silvio. Vive nel distretto militare, a sud-ovest dell'arsenale. Va bene. Andrò a cercarlo. Uè, quanti soldi, raga. Ok, quindi dove dobbiamo andare esattamente? Ah, ecco, ok, va bene. Corsa. Dove cacchio devo andare? Scusate. Ok, ci sto girando intorno ed è giusto. Niente! Maria, che palle, raga, ma non si possono neanche aprire gli scrigni, che palle, oh. Eccoli, che mi dicono, ehi, voi, tu col cappuccio. Ma che vuoi, fra? Ma chi ti caga? Oh, c'è uno screen. Dove sta? No, non ci voglio andare a pia. Il manifesto, ok. Se mi capita sotto mano, bene, se no sti cazzi. Tipo questo. Aiuto! E chi è? Vabbè. Aiuto! Ah, ok, pensavo. Non ho capito, fosse la mia missione, scusate. Aiuto! Arrivo, arrivo, Per aspetta. favore! Arrivo, arrivo. Arrivo. Dove sei? E che ti ha fatto questo? Aiuto! Ci Per sono. favore! Ancora. Tu sei uno degli uomini di Bartolomeo. Cos'è successo qui? Dov'è lui? I sicari di Silvio l'hanno preso Ma più come ci avanti sei finito qua bestia. esattamente? Questa è la mia curiosità, più Sono. che cosa ti è successo, no? Devi capire come ci sei arrivato. Beh. Requiescat in pace. Vabbè. Libera Bartolomeo, ok. Andiamo a liberarlo. Vai.
Baby, Maria, questi qua si attaccano al sedere. Oh, la rotto case però, eh. Ma dov'è? Ma se lo da sopra? E poi la gente si chiede perché la stella di Venezia stia tramontando. A proprietà e tutti gli altri morranno per mano mia, lo giuro. Come lo faccio a liberare? Ok. Era ora, per Dio. Ma posso lasciarlo qua? Sto crazy imbecille. Magari tutte e due. Come preferisci. Chi sei? Sono Ezio Auditore da Firenze e sono qui per salvarti. Aspetta a dire chi salverà chi. Che cosa intendi? Laggiù! Fermi! Non prenderti troppe confidenze. Con la scopa. Con la scopa. Cioè io sto male, con la scopa questo. Vabbè. Con la scopa si fa tutto, dai. Andiamo. Con la scopa. Fra, ma ti devo insegnare. Oh, scusa, dormivo. Certo. D'accordo. Beh. Ho ancora voglia di fracassare. Con la scopa, certo. Sarà meglio evitare uno scontro diretto. Perché? Hai paura? No, allora pensaci bene. Siamo solo in 2 contro 200. Invece no. Ora siamo in 7. Come desideri, non so quanti signorina. Sono. Attento a quello grosso. Lo chiamano Dante. Molti uomini di Silvia, ma quello è un osso duro. Dolce libertà, quanto mi sei mancata. Silvio ha mandato i suoi a saccheggiarti la casa. Preparati a combattere. Fatti sotto, vediamo quello che sei. No, le cose si fanno interessanti. Ma dai, Bartolomeo, muovi. Non serve. Niente. Non per forza batterci. No, ma è partito con... Boh, è partito così quanto Bartolomeo, mannaggia. Scusa. E no, ancora. Ezio. Oh, dai. Uno per tutti, tutti per uno. Su, ragazzi, contro, ammazziamo. Grazie. Spezzare. Questa scopa mi fa morire, vi giuro. Aspettate, visto che siamo qui, vado a pigliare i miei scrigni, no? B, devo entrare anche qua dentro, assolutamente. Oh, quanti, raga. Devo assolutamente entrarci, allora. Ci sono, sono qui. Dove vai, fra? Stavo prendendo soldi. Se vi sta a cuore la vita, arrendetevi. Sto cacchio. Giammai. Che senso ha la vita se non si vive da uomini liberi? Io non ci torno in gabbia. Allora finirei sotto terra. Non battermi per forza. Uccideteli. Fatemi capire. Seguite. Ma che palle, non c'è un voglio. Dai, credo. Uno è fuori, uno è morto. Altro, da dietro, faccio l'infamata. No, che? Oh. Apri la porta del quartier generale. Generale. Ok. Il disastro hanno combinato. Bianca. Sua moglie. Sua compagna, la sua donna. Ok, sentiamo che ci deve dire. Bianca! Bianca! Che è successo? Va tutto bene. Tu che cosa dici? Guardati intorno. Povera Bianca. Se le fosse successo qualcosa. Povera Bianca. Bianca, dove sei? Dacci un cenno. Ah, mio tesoro. La spada. Grazie a Dio sei salva. Ezio, ti presento Bianca. Stavo facendo donna. Bianca, Ezio. Incantato. Non sa bene chi sei. Dunque, so il tuo nome, ma non perché sei qui.
Ho una questione con Silvio Barbarigo. Puoi aiutarmi? Ah, sarebbe un onore. Ma di certo non basteremo solo noi due. Cioè, noi tre contro le sue forze. Secondo te come possiamo fare? Vado a preparare i miei uomini. Nel frattempo vorrei che tu salvassi quelli catturati durante l'attacco di Silvio. Ok. La mia coscienza non mi permette di abbandonarli. Intesi. Me ne occupo subito. Buona fortuna, Ezio. Ezio è il santo che aiuta tutti praticamente. Ah, libero mercenario, ok. Dai. Ma nessuno aiuta me. Voglio i soldi, datemi i soldi. Però ho bisogno, mannaggia, degli aiuti, però. Aspettate. Ok. Dove sono? Dove sono i fra? Mi danno una mano? Non posso, devo forse battermi. Che palle. Vabbè. Battiamoci, che devo fare? Ciao. Uccidetelo. Oh, uno è andato. Non volevo sporcarmi le mani, ma vabbè, è andato. Grazie per l'aiuto, amico. Ok. Ci piacerebbe combattere con te, se ci accetti. Beh, forse è vero. Comunque, non ci sono perché sono tutti rinchiusi. Giusto? Ok. Oh. Andiamo. Aspettate. Così. Coraggio, mi sto annoiando. Subito! Coraggio. C'è un solo rimedio per i pidocchi come te. È abbastanza di te. No, non posso fare niente. Laggiù, eccolo! Addosso! Ok, dai, affoga. Ciao. Posso? Oh, grazie. Oh. Siamo con te, amico. Devi solo guidarci. Va bene. Finito? Per questi? State vicini. Oh, che palle. Andiamo. Ah, sono sotto attacco. Oh, questi c'hanno le lance, ma che pezzo di cane. Pure le frecce, oh. Aiuto, raga, aiuto. Oh, oh. In che senso? Oh, oh. Oh, oh, ma che è? Oh. Ok. Ma crepa, morì. Ciao, fra. Ah, devo ammazzare questo. Ah, andiamo a prenderlo, per favore. Ciao, così non ci rompe le palle. Ah, sì. Buttiamolo. Oh, si è caduto. Niente. Bello. Bello da mamma. E altri fra liberati. Insieme annienteremo il Barbarigo. Dai. Io. Oh, quanto mi piacciono questi soldi. Mentre torniamo indietro da Bartolomeo, qualunque cacchio si chiama, andiamo a prendere l'ultima parte dell'armatura perché costava tipo 21.000 fionini. Quindi oggi abbiamo ufficialmente preso l'armatura completa. Quindi andiamo dal fabbro. Che io chiamo Farro. Vabbè. Allora, armatura. Preso tutta. Sì. Ok. Può andare qua dentro? Sì. Addosso, addosso, coraggio! Andiamo, ci sono. Salute, Ezio. Bentornato e ben fatto. La mia armata è tornata ai fasti d'un tempo. Ora Silvio si accorgerà del madornale errore che ha commesso. Come suggerisci di procedere? Un attacco diretto contro l'arsenale? No, ci massacrerebbero alle porte. Ho in mente un altro piano. Prendi i miei uomini e piazzali in giro per il sestiere. I loro tumulti indurranno Silvio a far uscire. Vediamo cosa esce fuori. Mentre l'arsenale si svuota dei suoi scagnozzi, io posso compiere l'assassinio. Esatto. Agirai quasi indisturbato.
Speriamo che abbocchi. Niente paura, abboccherà. Sì, sono pronta per fare lo schifo dello schifo. Ripuliamo l'area. Segnata, ok, ripuliamola. Per bene, ragazzi, mi raccomando. Tutti ora insieme, appassionatamente. Su su, che fa bene correre. Un po' di attività fisica non fa mai male. Su su. Ah, aiuto raga. Non lasciatelo scappare. Diavolo. Andiamo. Fermi. Uniti. State qui. Si va. Corri dalla mamma. No, no, fra. Per niente. Aiuto raga. Oh. Oh, che è successo? Ciao. Oh, perfetto, ripulita. Ripulita, ragazzi. Bella pulita. Aspettate qua. Come piace a noi. Gli ordini. Qui, avanti. Sprecato dei fiorini, che bello, ragazzi, sono rimasto senza fiorini, c'ho 187 fiorini, proprio la fame, sto a fare con i fiorini, bene. Via, via, e porca di quella paletta, via. Ma ha perduto il segno. Allora, ok. Strana sensazione. Via. Ok. Quello sta scappando, quello è infame, che va a avvisare i suoi amici. Scappi, Ti faccio paura. Ah, vai a dormire, che tanto sei un cacone di merda. Non rompere. Cioè, a breve divento ricercato, altro che. Rimanete in attesa qui. Sarà fatto. Bene, di qua. Ottimo. No, andiamo di qua. Questi non si possono arrampicare. Permesso. Bip bip. Scusate. Non vorrei mai prendere l'urina di pecora comunque. Ok. Ah, oh, che due coglioni. Dai, prendilo. Ah, questo è stato molto facile. Molto facile, mi piace. Restate ad aspettare qui. Facci sapere quando colpire. Adesso. 4000, raga. Ma che godure. Andiamo. Ci sono. Sono pronta per fare altro. Per te. Su. Dammi quello che vuoi. Vediamo che ci devi dire. Ah, eccoti qua. Hai fatto? Sì, gli uomini sono in posizione. Bene, bene. Prendi questo. Sai come funziona, vero? Trova il punto più alto di tutto il sestiere e sparalo da lì. Ah. Sarà il segnale d'attacco. Quindi, per i miei uomini. Tanta... Ci vediamo sul campo di tanto battaglia. Casino. Puoi contarci. Bene, che abbia inizio il casino. Dante e Silvio, ok, ok. Allora, andiamo. Se non sbaglio poi ci sarà tipo un casino enorme nella piazza, può essere? O mi sto confondendo col primo? No, o con... uno degli episodi che ho già portato qua su YouTube di Assassin's Creed 2. Mi sa di sì, mi sto confondendo. Vabbè, confondendo. Devo scandire di più le parole, mannaggia. No.
scusate se c'è la mia tosse di sottofondo, ma non so perché continuo ad averla. Oh mamma, qua sbaglio di nuovo. Qua sbaglio di nuovo, Adesso voglio capire come Ezio riuscirà a fare il segnale mentre sta sul coso qua. A dare il segnale, scusate, mentre sta qua sopra. Sono curiosa. Non vanno a vedere. Secondo me è cascato giù. Beh, ci sono andato vicino, non nella piazza, però in Girula dove abbiamo lasciato i nostri uomini. Casino. Bene. Eccolo. Ah, non ha più la scopa. Ah, come si chiama Barbara? Come si chiama Barbara? Oh, è un bel tuffo. Andiamo a ammazzare Dante e poi Silvio. Devo tornare all'arsenale. Certo, certo, guarda. E devo pigliare quello. Salute, Ezio! Posso farti compagnia? E come? Ah, non devo rincorrere a quello, mannaggia. Vabbè. Però così l'allunga, no? Sarà divertente vederti volare di nuovo. Sì, certo. Ciao. Parli troppo, Fra. Prossima volta muto, passari. Non morirò. Ok. Pensi di fuggire? Che è successo? Inseguiamolo! Certo, non prima, adesso. Prendetelo! No, no, non sono io, Fra. Vai tranquillo. Hai visto che campione? Dovresti essere onorato di morire per mano sua. Perché? Baciami le natiche, muso d'amore. Porca puttana. Ma perché non me lo fa? Scusate, raga. Dobbiamo fermare quel grassone bastardo. Non sto capendo, scusatemi. Questo non è contro di noi. Questo non è contro di noi. Non sto capendo, vabbè raga, non so dove. Oh, ce l'ha fatta ad ammazzarlo, sto imbecille. Devo andare là sopra? Aspettate. Ma perché non l'ammazza? Bah. Ma oh, non ci provare? Certo, sto cacchio adesso di congiacci. Niente raga, non ce la possiamo fare oggi. Ok. Adesso vado ad ammazzare che mi ha rotto le palle. Questo a posto. Aspettate. Ok, questo a posto. Posso andarlo ad ammazzare? Questo. Bartolomeo a breve muore, mi sa. Perché non mi fa ammazzare Dante? E poi lo parla. Niente, non me la fa ammazzare, ok. Andiamo con la spada. Ah, ecco, infatti. Ammazziamo prima lui. Beccati questo, sto cacchio mi fa il culo. Dai, crepa. Dai, crepa. Ho fatto il culo una volta, te lo faccio anche adesso, crepa. Dai. Il tuo amico rimane là sopra, non ti viene ad aiutare. Oh, crepi? Ancora le forze ti entra. Oh. Adesso basta, non c'è tempo. Torna da me. Dobbiamo andare. Ah, certo. Vai ora. Quella bestia ti porterà di certo. Certo. Io resto qui con i miei uomini. Impediremo alle guardie di inseguire. Ok, vediamo. Presto, altrimenti salpano senza di noi. Ma non era morto questo imbecille, Maria. Ok. Ma li posso ammazzare? Devo ucciderli, lo so. Mannaggia. Perché non ci provo spesso? Non scappare!
Morto? Dai, 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 levati! 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 Porco puttana, ma levati! No, raga, vi giuro. Oh, ti devi levare, zio. Minchia, raga. Ma levatevi! Ma levati! Levatevi, cazzo! Allora, un attimo. Vediamo come te la cavi. Ma porca di quella paletta, dove cacchio di onda? Dov'è? 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 Qua sopra? Sopra la nave? Ancora vivo sei, fra. Ancora vivo? Aspettate. Uso la mia arma segreta. La bombetta. Bombetta! 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 Aiuto! Ok. Aspetta. Vieni, fra. Applauso. Che cosa è successo qui? Perché le navi? Pensavo miraste al trono del Doge. Solo un diversivo. Dovevamo salpare anche noi. Per dove? Non te lo dirò mai. Ciuccia, dimmelo subito. Giro. È la loro destinazione. Vogliono. Loro. Vogliono. Certo. Non temete l'oscurità. Accettate il suo abbraccio. Bene. Requiescant in pace. Con tanta nonchalance. Ah, finivo, finito, 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 finito. Silvio è sconfitto. E il distretto militare è di nuovo nostro. Forse ora Venezia si godrà finalmente un po' di pace e tranquillità. Dovremmo celebrare questa vittoria. Sono felice per te e per i tuoi uomini. Lui non è... Non posso restare. Ecco, appunto. Temo che il mio lavoro abbia appena preso una svolta inaspettata. Che cosa intendi? Silvio non voleva sostituire Marco come doge. Anzi, stava per lasciare Venezia. Tutta questa faccenda era solo un diversivo. Abbiamo perso tempo, questo, eh? È ciò che devo scoprire. Bene. Quanti soldini. Non l'ho visto. Però mi ha pagato tanto, secondo me. Allora, o andiamo via da Venezia. Lettera Dante Moro. Ok, oppure andiamo da Leonardo. Sequenza 10 completata. Bene. Vediamo dove ci porta il vento. Vediamo, vediamo. Sempre Venezia, 1488, ok. Che sei contemplando errori. Perché è così serio? Oggi è il mio compleanno. Ecco. Davvero? 100 di questi giorni. Che meraviglia. Dici? Sono trascorsi più di 10 anni da che vidi morire mio padre e mio fratello. 10 anni a caccia dei responsabili. E ora sono così vicino, ma... non abbastanza da capire il senso di tutto questo. Forse tu non te ne accorgi, Ezio, ma grazie a te adesso qui si vive molto meglio. Basta. Questa vuole bombare. Un regalo per il tuo compleanno. Il registro di navigazione dell'arsenale. Di quando la nave è partita. La nave per Cipro. Dici davvero? Eccola. E indovina quando deve tornare? Domani. Ezio! Leonardo! Quando sei tornato? Proprio ora. Devo parlarti. Brutta cacona. Vabbè. Divertitevi, ragazzi. Voleva bombare. Oh, lo è, lo è. Camminiamo. No. Stammi vicino. Le ultime due pagine del codice. Stavo studiando le copie. Come ho fatto a non vederlo? Vediamo, vediamo. Mettendolo insieme ho capito che passeggiamo insieme a un altro. Il profeta apparirà quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante. Il profeta. Solo il profeta può aprirla. Due frutti dell'Eden. Che cosa stai dicendo, Ezio? Che cos'è? Ci conosciamo da tanto, Leonardo. Di chi altri posso fidarmi se non di te?
Zio Mario me ne parlò molto tempo fa. Una profezia nascosta nel codice. Porta a una cripta che racchiude qualcosa di molto potente. Grandioso, ma se hai avuto queste pagine dai Barbarigo, allora forse anch'essi sanno della cripta, e non è una bella cosa. Aspetta, sarà per questo che mandano le navi a Cipro, per trovare questo frutto dell'Eden e riportarlo a Venezia. Quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante, il profeta apparirà. Solo il profeta può aprire la cripta. Oh mio Dio! Quando mio zio me ne parlò, ero troppo giovane e presuntuoso per immaginare che fossero altro che le fantasie di un vecchio. Ma ora capisco. L'omicidio dei Mocenigo, dei medici, di mio padre, dei miei fratelli, era tutto parte del suo piano. Per trovare la cripta. Lo spagnolo. Rodrigo Borgia. La nave salpata da Cipro arriverà domani. E io sarò lì ad aspettarla. Buona fortuna, amico. Ah, finiu? Finiu film? Ok, allora. Visto che probabilmente dobbiamo partire, direi di fermarci. E lo facciamo prossima volta. Andiamo a prendere questo punto dell'aquila. L'avviso deve obbligatoriamente essere divulgato anche a tutti i visitatori. E questo. Trovato. E questo. Ma non romper, ma che ti vuole? Chi ti caga, fra? Allora, aspettate. Della nobile società veneziana. Tra una settimana si terrà un ballo in maschera presso il palazzo Dandolo. E il signor Franco Dandolo in persona. Dandolo. No, niente. Allora andiamo di qua. Tanto di calzature che non ti isolano dalla strada. Fa tutto quel percorso per niente. Mi sono arrampicata per niente. Bene. Ok. Che è uguale all'altro punto dell'aquila. Cioè, questi punti dell'aquila sono tutti uguali. È l'ultimo. È l'ultimo? O ce ne sarà ancora? Fammi capire. Ah, c'è un'altra pagina del codice, subito. Vediamo. Ah, quanti sono, Maria? Allora, prendiamo questo a sto punto, visto che siamo qua. Ecco, questo è il piano, fra. E su, dammi un bacio. E l'abbiamo presa. E andiamo. Ok, allora andiamo a sbloccare gli altri punti dell'aquila. Visto che ce ne sono parecchi. Allora, vediamo questo. Giro di punti dell'aquila, modalità town. E andiamo con un altro punto dell'aquila preso. Un attimo, ci arrivo. Non voglio parlare perché è troppo presto, mannaggia. Secondo me qua casco. Si continua a parlare troppo. Ok, un altro punto dell'aquila preso. Sì. Ok. Ce l'ho fatta. E andiamo sulla punta della croce. Bene. Andiamo sopra il cucuzzo a prenderci il nostro punto del porco zio. Lo sapevo. Ok. Oh, ce l'abbiamo fatta. Se non fossi caduta, mannaggia. Questo era già preso e strapreso, ma vabbè, dettagli, raga. Aspettate, ok. Sì.
Maria. Da voi non si vede così illuminato da me. Sì, infatti mi stavo bruciando gli occhi. Si fa. Ok. E si conclude qua questo episodio di Assassin's Creed. Spero che vi sia piaciuto. Come avete visto, sono andata un po' avanti con la storia e ho lasciato le missioni secondarie alla fine, appunto perché volevo andare avanti. E nel prossimo episodio continuiamo la storia e vediamo dove andiamo a finire. Secondo me siamo vicini alla fine, però vediamo, non vorrei parlare troppo in fretta, magari mancano ancora 10 episodi, ma secondo me sì. Quindi, detto questo, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!
Amore mio, mi chiedo se un giorno le mie parole torneranno ad avere per te un qualche significato. Non sai quanto soffro per ciò che ho fatto, per ciò che tu e io siamo diventati. Pur non potendo stare assieme, il solo pensiero di averti vicino mi bastava. Ora che Marco è morto, forse troveremo il modo per riunirci. Ma ti ricordi ancora di me? O le ferite che hai subito sono troppo gravi? Se non nella tua memoria, le mie parole risvegliano qualcosa almeno nel tuo cuore. Dicano ciò che vogliono, io so che il Dante di una volta esiste ancora. Troverò il modo, amore mio, per farti ricordare, per farti guarire. Tua per sempre, Carlotta. Silvio Barbarigo. Cresciuto da ricchi mercanti, Silvio entrò in politica quando suo padre venne escluso dall'eredità di famiglia. Da quel momento Silvio lavorò per suo zio, l'assassino di suo padre. A quanto pare aveva ottime capacità di persuasione. Diventò rapidamente il consigliere dello zio e si mise in luce svelando un complotto dei Soranzo contro i Barbarigo. Ah, questa ti piacerà. Prima che la congiura venisse messa in atto, Silvio organizza una festa di Pasqua e invita i Soranzo. C'è uno spettacolo per bambini nella corte centrale mentre Silvio accompagna i genitori sul tetto. Brinda con la famiglia, poi fa cenno agli arcieri nascosti dietro le finestre del cortile. I Soranzo non complottarono mai più contro i Barbarigo. 10 anni più tardi Silvio abita nel lussuoso palazzo veneziano dello zio. Stando ai libri di storia, lo zio morì nel proprio letto.